L'autovelox della Discordia, posizionato sulla Cilentana tra le uscite Agropoli Nord e Agropoli Sud, riprenderà a funzionare. I colpi di fucile che hanno danneggiato seriamente l'apparecchio non sono serviti alla sua dismissione, ma al contrario al suo potenziamento. Il controllo della velocità, infatti, avverrà non soltanto in direzione nord, come avvenuto finora, ma anche in direzione sud. Inoltre sarà installato un sistema di videosorveglianza per evitare ulteriori atti criminali. Per rimettere in funzione l'apparecchio serviranno al massimo 2 settimane. Intanto i carabinieri della compagnia di Agropoli continuano le ricerche di colui che ha sparato i colpi di fucile. C'è chi pensa si tratti di un cittadino esasperato, altri più fantasiosi ipotizzano la mano della criminalità organizzata, che avrebbe addirittura organizzato il raid punitivo, perché esclusa dalla ripartizione degli incassi delle multe. Intanto si segnala anche un esposto alla Procura della Repubblica sull'autovelox da parte di alcuni cittadini, secondo cui l'apparecchio non sarebbe adeguatamente segnalato. Da Palazzo di Città replicano che l'installazione dello strumento per il controllo della velocità è stata autorizzata dalla prefettura e che lo stesso è stato posizionato in un tratto dove, a causa dell'alta velocità, si sono verificati numerosi incidenti, spesso mortali. Autovelox, che cosa è successo, sindaco? Troppe multe? No, poche, soltanto il 2% di chi ha percorso la variante della statale 18 è stato multato. Probabilmente in questo 2% c'è chi ha voluto reagire in questo modo violento, inconsulto e davvero spropositato. Però lo rimetteremo, questa volta però non sarà soltanto su un senso di marcia, ma su entrambi i sensi di marcia. Voglio ricordare a chi eventualmente non è d'accordo che in quel posto pochi mesi fa abbiamo pianto 4 persone che hanno perso la vita. Da quando c'è l'autovelox non ci sono stati incidenti, è un deterrente. E soprattutto probabilmente noi cittadini automobilisti abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi attraverso la tasca che bisogna rispettare il codice della strada, in particolare la velocità, perché al di là delle condizioni delle strade, che possono essere anche pessime, il 95% degli incidenti stradali, soprattutto quelli mortali, sono causati dall'eccessiva velocità. Il rilevatore della velocità, l'autovelox, serve a questo. Qualcuno potrà dire lo avete messo per fare cassa. La conseguenza è anche questa, ma lo possono fare tutti i comuni e se i cittadini rispettano le regole è un'applicazione inutile, ma poiché tantissimi cittadini purtroppo vogliono avere l'ebbrezza della velocità e a volte si corre anche quando non si va da nessuna parte dove non c'è l'urgenza, per abitudine o perché si è irresponsabili, noi sosteniamo, rimetteremo l'autovelox se non ci faremo certamente intimidire da questi gesti violenti e che non appartengono nemmeno al costume del nostro territorio.